vista dalle regioni, quali ripercussioni prevede? Noi abbiamo sentito Luca di Montezemolo, questo appello accorato, dice: mi stupisce il silenzio assordante della classe dirigente, rischiamo un commissariamento. Poi ha fatto altre valutazioni politiche che riguardano il partito di Berlusconi. Vista dalle regioni, com'è questa crisi? Guardi, mi permetta di dire in tutta sincerità che la crisi secondo me in questo momento ha più una ricaduta internazionale, c'è un tema di visibilità, il fatto della stabilità di questo paese che comunque viene letta a livello internazionale in maniera negativa in queste ore, quindi l'idea anche dell'attrattività, noi abbiamo assistito a questo progetto Destinazione Italia, immagino che Destinazione Italia con questo biglietto da visita sia veramente già fallito prima di partire. Concretamente la crisi pesa, ma pesava anche prima la presenza del governo, mi spiego. Io ho una regione nella quale ci sono 170.000 disoccupati, 2 ragazzi su 4 non trovano lavoro, ed è una regione nella quale la tassazione media, la pressione fiscale media, in assenza di quel cuneo fiscale del quale parlava anche Luca di Montezemolo prima, è una tassazione del 68.5%. A 1.5 ore da qualsiasi capoluogo veneto c'è la Carinzia che ha una tassazione del 25% e a 1 ora dalle nostri confini si va in Europa dove la tassazione media è del 46%. Quindi i nostri imprenditori sono dei pionieri. Chi mi sta ascoltando dice vabbè, quelli del resto del mondo no. Sì, tutti sono dei pionieri gli imprenditori italiani, però dico che se va male in Veneto, una delle 5 regioni che ha un residuo fiscale attivo, cioè noi lasciamo 18 miliardi di euro all'anno a Roma per contribuire alla solidità di questo paese, se va male da noi, se non si pagano più le tasse, va a finire. Allora perché le dico questo? Perché la considerazione è che questo governo non ha fatto nulla prima e non sta facendo nulla in queste ore e non farà nulla neanche domani. Le faccio un esempio, lei giustamente prima ha aperto la trasmissione parlando dell'IVA, e si è parlato molto di IMU, si parla molto di nuove tasse, ma perché nessuno si chiede e dice che la vera partita non è avere idee? Il buon governo ormai ce l'abbiamo tutti in mente, no? Vendere tutto quello che possibilmente si può vendere che non è funzionale all'azione dello Stato e pensare al cuneo fiscale, quindi dare più soldi in busta paga ai lavoratori e mettere a posto il tema della fiscalità, perché non lo si fa? Io dico che la vera soluzione è applicare i costi standard in questo paese, chiedere a tutti i cittadini nella pubblica amministrazione di vivere in maniera virtuosa. Qualcuno mi dovrebbe spiegare, glielo dico da Veneto, noi abbiamo aperto gli ospedali di notte, il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, dalle 20 alle 24 i cittadini fanno TAC, risonanze, mammografie, abbattiamo le liste d'attesa da zero, però ancora non abbiamo capito per quale motivo, da noi un pasto in ospedale costa 6,50 euro e in giro per l'Italia, ce lo dice il Ministero della Sanità, costa 60-80 euro. Le dico perché se si applicassero, poi mi zittisco, i costi standard, avremmo un risparmio annuale di 30 miliardi di euro. E quindi non servirebbero più le tasse, avremo i soldi per rilanciare l'economia. Senta, comunque come si ragionava anche con i colleghi, con Antonio Polito, con Gavino Moretti, questa crisi sembra che ormai sia irreversibile, quindi che o presto o un po' meno presto si tornerà a votare. La Lega che cosa farà? Lei che cosa risponde a chi le chiede di mettersi in campo per la guida del partito e hai visto mai anche per la premiership? Ma guardi, io le dico con tutta sincerità e ripeto quello che ormai è diventato un adagio per me. I veneti hanno votato una persona che doveva fare e deve fare il governatore a tempo pieno, H24, punto, mi fermo lì. Vabbè, c'è anche un sindaco che potrebbe correre, ma è in carica. Questa è un'altra partita, ognuno risponde ai propri cittadini e soprattutto risponde anche alle proprie disponibilità di tempo. Io penso che la regione in questo momento, la mia regione, con quei disoccupati, con quelle difficoltà e con le tante sfide che abbiamo di fronte, abbia bisogno di una persona che ci sia lì full immersion, come dicono gli inglesi, no? Proprio immerso totalmente nelle attività. E penso che, io credo anche che questo dovrebbe essere il driver per molti di noi amministratori. Quindi chi ha cariche se le deve tenere fino alla fine del mandato e non deve essere richiamato da eventuali suggestioni di elezioni. Quindi un governatore come lei, un sindaco come Renzi, ma anche come Tosi. No, guardi, io non mi riferivo né a Renzi né a Tosi, ognuno fa quello che vuole, anche perché conosce le proprie propensioni, le proprie disponibilità.
disponibilità personali, il tempo che ha a disposizione. Io dico che la mia regione oggi ha necessità di avere un governatore a tempo pieno. Del resto io mi sono candidato con questa parola data ai veneti, perché già allora c'erano i venticelli di dire vai a guidare la Lega, vai a fare di nuovo il ministro, altre cose. Ho detto no, i veneti devono avere 5 anni di stabilità, quella stabilità che non c'è. Quanti ne ha fatti? Ne ho fatti 3 e devo dire che abbiamo fatto quelle riforme, me lo lasci dire, le rubo ancora un 30 secondi, abbiamo fatto quelle riforme che gli italiani vorrebbero a livello nazionale. Abbiamo ridotto i nostri parlamentari, cioè i nostri consigli regionali, abbiamo eliminato i vitalizi, abbiamo ridotto gli stipendi, abbiamo bloccato a 2 il numero dei mandati del Presidente e abbiamo, udite udite, fatto una nuova legge elettorale che permette ai cittadini di scegliersi i propri rappresentanti. 30 secondi scaduti. La ringrazio. Grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io. Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, Lega Nord. Alberto Quadricurzio, economista, editorialista del Sole 24.